Noi stiamo adesso percorrendo uno dei bracci del chiostro concepito nel 1494, a mo' di fortezza, come rifugio dei canonici all'interno della città di Perugia, che ha conosciuto in quegli anni delle turbulenze tra le principali famiglie. E dal punto di vista museale inizia, diciamo, un percorso con oggetti disposti secondo un ordine cronologico, come qui abbiamo un leone proveniente da un seggio di marmi che diciamo sono non nostrali, sono marmi probabilmente provenienti dalla zona anatolica. Così abbiamo due altri marmi a basso rilievo raffiguranti la creazione di Eva, raffiguranti entrambi queste scene. Si sono salvati perché erano stati riutilizzati sia in un altare che in una tomba. E naturalmente possiamo immaginare quelle che potevano essere le decorazioni che la Chiesa romanica, consacrata a Innocenzo III nel 1198, poteva, diciamo, aver dato luogo, poteva avere. Sono così questi pochi residui di quello che generalmente erano delle vere e proprie catechesi su marmo. In questo percorso abbiamo segnato anche dove erano situate le scale, diciamo, di accesso. Ricordiamo che le canoniche avevano questo aspetto e questa vita quasi di monastero, e quindi, diciamo, i canonici che avevano ciascuno il suo appartamento e i propri beni avevano comunque questi spazi di percorrenza comuni. Questa è una delle cose più importanti e forse, diciamo, tra le stratificazioni della città, come vedremo in seguito, tra le più importanti, perché da questa scala, questo accesso era anche l'accesso alla cattedrale da parte dei canonici che al suono della campana si radunavano in coro passando proprio da qui, ed è da qui che abbiamo iniziato tutti gli scavi sotto la cattedrale che poi vedremo. Procedendo nel tempo c'è una piccola collezione di reperti che la cattedrale ha conservato nei suoi magazzini, purtroppo via via smontando secondo mode gli altari e gli ornamenti della sua architettura. Ci sono queste testine così rovinate, questi piccoli residui che comunque sono segni di grande scultura. Continuando nel nostro percorso, diciamo, troviamo in una parte che è stata chiusa dai portici di questo chiostro nel 600, così percorreremo la scala fatta nel 600, ma abbiamo lasciato in vista quelli che potevano essere i colori originari del chiostro al suo primo momento, insomma. Sono questi modi, diciamo, civili di decorare le abitazioni che sono per noi piuttosto rari. Una zoccolatura rosa con un filetto rosso ed una parete bianca. E questi erano sempre, stiamo percorrendo, gli spazi comuni, perché dietro a questo muro esisteva il grande camino dove i canonici evidentemente si ristoravano, soprattutto d'inverno, insomma, quando rientravano dentro il capitolo. Abbiamo dovuto mettere porte di sicurezza, ma abbiamo conservato gli infissi che erano stati congegnati nel 600 per questi passaggi del vecchio chiostro. Così siamo sempre in quest'area comune e ci affacciamo a quelle che possono essere le stanze dove diciamo, i canonici avevano in questo piano quello che oggi possiamo definire un ufficio, insomma. Quindi entriamo appunto in uno di questi uffici dove sono state raccolte delle opere che non solo stavano in cattedrale, come questa Dormitio Virginis che ancora ha le bruciature delle candele nell'altare in cui si trovava, di una cattedrale che oggi non esiste più. Questo è un faldistorio in legno di palissandro con forme e figure orientali che ci rammentano anche
il pastorale in avorio che abbiamo visto sopra, ed è lo stesso raffigurato in una miniatura che raffigura il Papa che concede l'indulgenza ai padri domenicani non da molti anni stanziati a Perugia. Questa miniatura raffigura il campanile della cattedrale e diciamo, il palazzo del Papa, così rivestito da un grande tessuto dello stesso genere di quello che è stato moderno, che è stato appeso dietro al seggio, al faldistorio. Qui, diciamo sempre nel passaggio comune, è stata collocato questo affresco staccato, la cosiddetta Madonna del Verde, probabilmente riferita più a un nome di una famiglia che non, diciamo, al suo colore, che di fondo è comunque verde, ed era, diciamo, la Madonna che in cattedrale riceveva la venerazione di Perugia, sostituita poi nel Cinquecento con la Madonna delle Grazie, che si trova sempre in un pilastro, diciamo, al centro della chiesa, in corrispondenza della strada principale di Corso Vannucci. Così anche questa si trovava nella stessa collocazione sul pilastro della chiesa andata perduta, che è stata smontata per realizzare la nuova cattedrale. Adesso prendiamo la scala che fu sistemata nel XVII secolo per andare agli altri appartamenti. Queste scale distribuivano, diciamo, il piano degli uffici, come ci siamo espressi prima, e conducevano invece al piano delle abitazioni. E noi entriamo appunto adesso, fa parte del museo, l'appartamento maggiore, realizzato appunto per i canonici, ed era l'appartamento dell'arciprete. Vedremo, girando adesso in questi locali, dei colori che sono i colori che riproducono la situazione originaria di ciascuna stanza, come l'abbiamo desunta quando sono stati tolti tutti i controsoffitti, che erano realizzati addirittura con travi di ferro e tavelloni. Le decorazioni che avranno sicuramente occupato tutte queste, diciamo, il fregio, le fasce al di sotto del solaio di soffitto, sono andate quasi del tutto perse. Poi le indicherò nella stanza dove qualcosa è rimasto, perché erano così molto, molto eleganti. Qui cominciamo ad avere oggetti che i canonici hanno raccolto via via dalle varie chiese, dalle varie parrocchie della città. Questo è la Madonna che veniva portata in processione per la festa dell'Assunta dalla chiesa di Monteluce fino qui alla cattedrale. Questo è avvenuto fino a non molti anni or sono. Si tratta di un lavoro eseguito su cartapesta e ancora il suo baldacchino per effettuarne il trasporto. Ci troviamo ad esempio nella stanza d'ingresso che dà sul chiostro di questo appartamento dell'arciprete. Si vedono i soffitti anneriti da lungo tempo in cui, diciamo, in questa stanza non funzionato stufe e camini. È stato qui ricoverato questo gonfalone del pittore Benedetto Bonfigli, un gonfalone eseguito per la chiesa di San Fiorenzo con un bel testo, diciamo, di ringraziamento alla Madonna. Il pittore Bonfigli è molto importante per Perugia per le sue qualità, diciamo, di dettaglio, tant'è che molte cose della città antica noi le desumiamo dai suoi affreschi e dai suoi quadri. Ci sono poi opere di Gian Nicola Di Paolo, di particolare importanza per la storia del luogo, è questo tondo, che proviene, diciamo, da quella che era la cosiddetta macchina dell'altare della chiesa cattedrale, di cui rimane solo questo, ma era, diciamo, un insieme abbastanza famoso e seguito in legno dipinto. Ci sono affreschi staccati che provengono dal territorio,
che sono di scuola del Perugino e siamo nel momento di splendore della pittura qui in Perugia. Proseguendo. E l'opera, diciamo, di personaggio più celebre che ci sia qui, diciamo, nel Museo della Cattedrale, concepita ed eseguita per la Cappella di Sant'Onofrio nella Cattedrale su commissione del Vescovo Vagnucci, che è il Vescovo qui raffigurato a destra, e, mentre Sant'Onofrio a sinistra è eseguita dal Signorelli. Era questa, diciamo, una cappella laterale della chiesa, quando la chiesa, diciamo, dal punto di vista architettonico ha avuto il completamento, il suo sviluppo nella dimensione attuale. È una chiesa che è cresciuta tantissimo, il suo altare è stato consacrato solo nel 1569. Qui siamo nella sala principale dell'appartamento dell'arciprete, la sala che è stata sempre la sala di rappresentanza, che conserva ancora uno dei suoi camini, colori come li abbiamo trovati, e anche, diciamo, dei quadri raffiguranti queste nature morte, questi tappeti, queste, diciamo, immagini sul tavolo, fatte con pennellate anche a rilievo, che probabilmente sono sempre state nell'arredo della sala, della sala di questa stanza principale. Poi sono conservate qui due immagini della piazza della città, della piazza antistante alla cattedrale, in occasione di famose prediche. Sono quadri interessanti per a rivedere alcuni dettagli della città di quel tempo e le trasformazioni che hanno subito anche nell'uso alcune parti di questi edifici, come ad esempio la terrazza sopra la loggia, che aveva un piccolo loggiato e un piccolo portico e, diciamo, era frequentata dalle persone, insomma. La fontana aveva vicino un pozzo e così via. Stiamo facendo all'inverso il percorso d'ingresso all'appartamento dell'arciprete, con questo cannocchiale. Ne abbiamo visti tanti di queste vedute che possedeva l'edificio. Questo era all'inverso l'ingresso, appunto, di ricezione da parte dell'arciprete. Qui è ricordato con questo stendardo la Santa Mustiola che tiene il Sant'Anello, questo cimelio che è conservato nella cattedrale di Perugia. Tant'è che già fin il Perugino aveva fatto un quadro raffigurante lo sposalizio della Vergine, che è stato portato via in età napoleonica e sostituito da questo quadro qua. Il quadro del Perugino si trova oggi in Francia, a Caen. Così abbiamo quadri, diciamo, che riguardano la storia di San Lorenzo. Ed entriamo, diciamo, nel salone delle canoniche. Questa viene chiamata la sala del dottorato perché si conferivano le lauree in giurisprudenza e in medicina. Questa sala è stata sistemata, come la vediamo, nel 1646 e il seggio è, diciamo, il suo originale ed è ricavato con pezzi, diciamo, di qualche altare della cattedrale, che poi è stato sistemato così. Se noi ne guardiamo il rovescio, esistono delle elaborazioni d'altare, insomma. Questa sala è tuttavia ricavata dentro un edificio molto alto, grande, che, diciamo, è uno dei volumi più antichi che si trovano qui sulle canoniche, realizzato, diciamo, conforme. Sotto questi intonaci ci sono tutte forme ad arco, un po' come troviamo nel Palazzo dei Papi ad Avignone, perché
Dobbiamo ricordare che qui il sottopapa Martino IV fu diciamo, eseguito questo palazzo detto allora del Papa, e con una sistemazione insomma, della corte del Papa che contava diciamo, un migliaio di persone all'incirca. Quindi diciamo, qua dalla sala del dottorato, attraverso questo ingresso che è l'ingresso principale, noi abbiamo percorso, fatto il percorso inverso, ci ritroviamo nel chiostro appunto, che fu terminato nel 1690.